È il giorno del giudizio per Alex Schwarzer. In gioco non c'è solo la partecipazione alle Olimpiadi, ma di fatto la dignità dell'uomo e la carriera del marciatore azzurro. Per lui l'audizione di questo pomeriggio alla Corte di Appello del Tribunale Arbitrale dello Sport, a Rio, è la decisiva battaglia della vita. Da una parte la positività al testosterone, anche se in quantità definita modesta, in un controllo antidoping del 1 gennaio che inchiuderebbe per la seconda volta la medaglia d'oro di Pechino 2008. Dall'altra, la verità dei periti di parte e dell'uomo che ha preso per mano e riportato alla vita non solo agonistica l'atleta, quel Sandro Donati che la mafia del doping l'ha denunciata contro ogni omertà. La difesa di Schwarzer smonterà la tesi accusatoria per la quale la positività è dovuta a un preciso piano di assunzione di microdosi di testosterone e per questo presenterà la perizia dei 3 consulenti che hanno confermato l'assoluta estraneità da ogni possibile condotta o comportamento dopante dell'atleta e hanno messo in discussione sia la procedura che la tracciabilità del campione trovato positivo agli anabolizzanti. Tesi a parte, qualcuno dovrà pur spiegare come tutti gli altri test, ben 19, seguiti negli ultimi 18 mesi ed effettuati anche dal CONI, siano negativi. I legali, inoltre, punteranno anche su una lettera inviata all'Agenzia Mondiale Antidoping nello scorso dicembre, nella quale Alex Schwarzer rinunciava alla finestra oraria dei controlli senza preavviso e si dichiarava disponibile ad essere controllato in qualsiasi momento nell'arco delle 24 ore.